tanti versi di Leopardi, tratta dalla Ginevra. Ma tu forse non sai che qua, un tempo, c'erano tutti i cespi di ginestra e il profumo delle ginestre inondava le stanze frequentate da Leopardi. Il poeta era estasiato. Poi, guardando il Vesuvio, ha scritto la ginestra, quest'umile fiore che si erge ad esempio coraggioso per gli uomini. Ma lui mica è respirato dai paesaggi, che l'è respirata a Romagna, sì, nelle nostre zone. Ma anche dalla ginestra, era il maggio odoroso. Grande successo per la quarta edizione delle passeggiate leopardiane. Proseguono gli appuntamenti domenicali a Villa delle Ginestre a Torre del Greco, un'iniziativa promossa dalla Fondazione Enteville in collaborazione con la Proloco, che sta facendo registrare un gran numero di presenze. Un'occasione per far conoscere la villa dove soggiornò il poeta di Recanati, ma anche di valorizzazione e promozione del territorio e delle sue eccellenze. Ricco infatti il programma tra visite guidate e degustazioni, un vero e proprio viaggio letterario ed enogastronomico. Siamo arrivati adesso al terzo evento. È stato sempre accolto con un grande entusiasmo, un grande numero di presenze tutte le domeniche di maggio. Ora siamo all'ultima domenica di maggio. Si piace perché è la perfetta sintesi tra bellezza architettonica di questa villa vesuviana che ha visto gli ultimi anni di Giacomo Leopardi trascorrere in questi luoghi dove ha scritto la ginestra e il tramonto della luna, e poi la proposta enogastronomica dei produttori locali di prodotti tipici vesuviani. Abbiamo scoperto un nuovo e inedito Giacomo Leopardi, un uomo che amava i prodotti della nostra terra, tanto da scriverne 49 piatti preferiti che sono depositati presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. E ogni domenica, oltre la visita guidata e la messa in scena teatrale, abbiamo la proposta di artigiani locali, di produttori e degli chef vesuviani. Uno dei piatti, diciamo, dei prodotti preferiti da Leopardi era il gelato, il sorbetto al limone e i dolci. Si racconta che quando Leopardi era a Napoli nel periodo napoletano, tutti i giorni quotidianamente lui frequentava una pasticceria, la pasticceria di Vito Pinto presso via Toledo, e lì mangiava gelati, sorbetti e dolci, quello che proponiamo proprio oggi grazie alla pasticceria Gelateria Minnella di Torre del Greco. Voi collinette e piagge, caduto lo splendor che all'occidente inargentava della notte il velo, orfane, ancor gran tempo non resterete, che dall'altra parte tosto vedete il ciel imbiancar nuovamente e spunta l'alba. Siamo alla quarta edizione delle passeggiate leopardiane. Le passeggiate sono nate nel 2016 con... noi della Proloco, concordamente con la Fondazione Enteville Vesuviana, la fondazione che gestisce la villa, per portare persone a conoscere questo territorio straordinario. Tante persone non conoscevano neanche la presenza di questo luogo straordinario, territorio ricco di storia, ricco di leggenda, ricco di cose buonissime. Tant'è vero che Leopardi in questo luogo è stato il conte Giacomino, come lo chiamava la servitù di Casa Ferrigni, è stato uno dei pochi luoghi dove è stato trattato benissimo. Con questi primi appuntamenti stiamo avendo un successo enorme. L'edizione di quest'anno, grazie all'apporto della direttrice artistica Patrizia Porzio, la piena collaborazione della Fondazione Enteville Vesuviana, questa edizione si è arricchita di un percorso enogastronomico. Antonio della pasticceria Mennella, cosa avete preparato per i visitatori di Villa delle Ginestre? Abbiamo preparato i nostri sorbetti al gusto iconico, il gusto preferito di Giacomo Leopardi, al limone del Vesuvio,
Abbiamo portato anche un sorbetto a fragola e uno alle more, e il tutto accompagnato dai nostri choux farciti con una crema al limone sempre del Vesuvio. E diceva: cor, cor, cor mio lontana vai, tu me lassi con dolore, chissà quando tornerai. Rispondevi: torna il raggio, quando torna l'irrosa, si stuciora, torna a maggio, pure a maggio stonca. Si stuciora, torna a maggio, pure a maggio stonca. Yeah.